Siamo a metà gara, vedremo al di là di questa
Questo passaggio mi mancano 2 chilometri, se non pochi, e la gara è ancora tutta lì la gara, infatti non è finito tutto ciò, è una storia di fronte, quindi la competizione, ora non volevo più farlo, questo non lo farlo, quindi verranno passare qua, sicuramente saranno insieme, sarà davanti i ricchi, perché la difficoltà di fare un altro era molto appesantita. Decidere che si serve che gestire l'uso, che fa il togliere, non recuperare tutta la respirazione. Se va in altra maniera, se muore, la gara cambia. Con il sole che oramai non viene, ma tanto più grande il fatto che non sta correndo. E non fioverà più oggi. Ancora passaggi, l'ultimo. Il primo dei tipi di lì, ricordo ancora la fine da noi, che sono tante le categorie di tempo, vedremo anche i fatti, il futuro sono assieme, Stefano Ricci e Fabio Mauro, una scommessa che non la prendevano alla finale perché era stata tolta, non la potevano pagare, però sono assieme, sicuramente era Stefano che ha fatto un buon gruppo, non era che... Questa campestre qui è a Marina di Massa. Stefano Ricci in grande rimonta, Fabio Mauro si sta contenendo, è l'ultimo giro, 1000 metri e dintorni e la gara è finita per quanto riguarda l'aspetto assoluto. Giannotti, Torracchi e Gianni si sono ormai, diciamo, combinati, no, perché ripeto sono varie categorie, ma assieme, la stessa andatura. Facciamo un applauso a questi 4 ragazzi insieme agli altri che passano sotto il gonfiabile. Prima della gara. Ancora dei passaggi, bravissimi ragazzi, ormai si sono formate le coppie, ma ripeto, ormai siamo nella parte finale, ultimo chilometro del ciclismo gonfiabile rosso. Sono sempre insieme perché sicuramente Fabio sta con orgoglio tenendo quella posizione, ma ancora una vampata, lì ci sta tentando un uomo solo al comando, il distacco è breve ma netto, Stefano Ricci al secondo posto, un ottimo Fabio Malus, Massimo, dai Davide Mosti, bravi. Ecco Roberto Giallo, il gruppo politico Parco Arte Puani, quello che ha vinto il titolo dopo una 25ina d'anni. 179. Ancora arrivi, ripeto, poi sono tutte classifiche da sviluppare. Se stesso. Per la categoria o? Sentiamo se si è rientrato nella categoria. Basta aspettare, giusto? Bravo, bravo, complimenti, complimenti. Beh, io dicembre, no, lui, e io. Tutti atleti che vanno alla fine della gara, guardate la gara, sì. Una bella gara, un bel percorso, una bella mattinata, e poi andremo a vivere nella parte più bella, anche degli sprint, a volte lo facciamo per liberare lo stress della gara e anche per ripulire un po' la... No, io. Thank you.
È bello dopo, perciò sono i testimoni che ci vanno a, a consegnare la gara, come è andata? Insieme, lui. Tutti sono di Caglieglia, ma insieme. Ancora in arrivo. Perciò ripeto, appena saremo pronti verranno accompagnati i bambini e le bambine categoria esordio. Perché nel misto la gamba c'è. Ma quale running? Ecco, tutte le magliette, se ci vuole il tonton per trovarla. Grande Stefano. Al secondo posto, Riccardo Giannotti. CS Lurezzi, al terzo posto, il mitico Aldo Torracchi. Croce d'Ollo Montale, l'uomo di tutte le stagioni. Perfetto, un applauso, fuoco. Bravo, e poi passiamo alla... Perfetto, un bel applauso a questi giovani, categoria amatori A maschile, al primo posto Fabio Malus. Gruppo Sportivo Orecchiere, al secondo posto Roberto Gianni, gruppo podistico Falco Alpi e Puane, e al terzo posto Luca Evangelisti. Allora, questo è un esempio, signori, Fabio e Gianni, hanno iniziato da ragazzi e cadetti, ora sono da sposati e continuano a fare attività. Questa è la filosofia che deve avere un dirigente e un tecnico e una società, falli fare attività. Questa è la, si compie il miracolo della filosofia, loro, non per la loro performance sportiva, perché ancora continuano a mettere le scarpette. Bravi ragazzi.